Ciao ragazzi, bentornati alle Scimmie, siamo ospiti a Roma del box indipendente. Ringrazio il box per averci ospitato, veramente una palestra completa, ampia e spettacolare. E siamo qua con il nostro caro buon amico Manu Manironi, campione italiano assoluto di weightlifting, e complimenti per l'ultima tua prestazione. Grazie, grazie. E chi meglio di lui ci mostrerà oggi gli esercizi più importanti per migliorare il nostro snatch, e sicuramente mi correggerà tanti errori perché facciamo spesso errori comuni, e lui col suo occhio molto tecnico dal punto di vista della sua disciplina vede tante cose che molto spesso non vuole vedere. Guidami tutto, mamma, così ognuno, ogni persona che ci vede può sperimentare. Iniziamo ovviamente con il pugno dello snatch, quindi pugno dura larga. Portiamo il bilanciere sul bacino, scendiamo appena sotto il ginocchio, in questa posizione. Come vedete le spalle sono sempre leggermente più avanti rispetto al bilanciere. In arco la schiena, apro il petto, giro i gomiti, testa alta, ok. Adesso lentamente, quindi senza velocità, vado e riporto il bilanciere sul bacino, facendolo strusciare su tutta la gamba. Ok, in questo caso, anche se è quasi impercettibile, ginocchia e anca si sono aperti non nello stesso tempo, e questo è un errore molto comune, mentre l'apertura deve essere contemporanea. Quindi ripetiamo. Vai. Altro errore molto comune è quello di portare le ginocchia oltre le punte, quindi entrare sotto al bilanciere. Ok? Il bilanciere deve seguire sempre una linea verticale. No. La gamba si stende sempre su, 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 su. Ok, il fatto di entrare con le ginocchia sotto il bilanciere fa sì che poi nella seconda fase, quindi quella aerea, il bilanciere si allontani molto dal corpo. Quindi non segue una traiettoria dritta, ma fa una traiettoria d'arco, e questo ovviamente rallenta di molto il bilanciere e quindi ci fa sollevare un po' meno. È per quello che a volte non riesco a infilare sotto, riesco. Esatto, alto, perché è troppo lontano rispetto al corpo. Ok. Stringo il sedere quando arrivo tu. Ok. Quando arrivi in questa posizione, non si va indietro, non si va indietro con le spalle, ma si rimane qui. Ok? Esatto, stringo il sedere dentro con il bacino, entra con il bacino. Entra con il bacino, questa luce. Perfetto. Lo leggo in. Ok. Entra. Lo sento sempre sulle cosce. Esatto. Aggiungiamo la seconda fase, quindi la fase di tirata. Altro errore molto comune è quello di rimanere con il petto chiuso in fase di tirata, mentre quando si tira verso l'alto il petto si apre. Senza andare indietro con le spalle. Tira, punta, trapezio. E braccia di gatto. Di più. Si allontana. Appena inserisce velocità, si allontana dal corpo. Questa è meglio.
Che fatica. Ok, come potete vedere, il bilanciere ancora aveva inerzia verso l'alto, ma il tallone già era tornato a terra. In questo modo si frena il bilanciere, il tallone torna a terra, quindi la pianta del piede si rivolge completamente a terra nel momento in cui il bilanciere non ha più inerzia verso l'alto e ci rivolta lui stesso a terra. Bello, interessante, mamma mia. Allora, ok, petto più aperto, in pratica, esatto, senza andare dietro la schiena, esatto, rimani qui, fai questo, esatto. Proviamo adesso ad assemblare le due cose e proviamo a fare un match. La base con la quale parte Marco è molto ampia. Questo fa sì spesso che nel momento in cui noi andiamo a saltare per andare sotto al bilanciere, allarghiamo troppo i piedi, quindi non riusciamo a scendere più a profondo. Cerchiamo di partire con una base leggermente più stretta, all'incirca delle spalle, e poi andiamo ad allargare un po' più saltiamo. Ok. Cerchiamo allora di partire con una base più stretta, circa la stessa spalle, e poi allargarla nel momento in cui andiamo a saltare. Allora, facciamo un altro snatch. Okay. È leggermente in ritardo nella fase di incastro. Un altro esercizio che aiuta a capire bene il tempo dell'incastro sono le spinte strappo, okay. Quindi snatch bars. Allora, okay. Quindi ci spostiamo la taglia. Andiamo alla rack. Un errore che si fa molto spesso e riguarda anche il back squat è quello di posizionare il bilanciere troppo sotto. Il bilanciere è attaccato al collo, esattamente. Più giù lo posizioniamo e più c'è il rischio che ci chiudiamo in avanti. Andiamo a caricare le gambe. Rialzati. Allarga leggermente la pianta. Ok. Le ginocchia, quando andiamo a fare il caricamento e anche quando andiamo a fare il squat, devono sempre andare verso il lato, mai dritte. Ok. Il caricamento è corto, anche più corto. Quindi, adesso riscattiamo verso l'alto, andiamo in punta e poi andiamo in squat. Facciamo una spinta strappo. Spinta strappo. Sì, sì, no, no. Ok. Fermati giù in posizione. Più corto il caricamento ancora. Esatto. Questo. Fermo qua. Il problema. Alza di tanto. Senti quanto buttiamo anche il gusto. Sì. Vai, fai un'altra. Un'altra serata che si mette. Sì, va bene, ma
Allora, mano in mind, in un contesto di allenamento di solito quante serie, quante ripetizioni si fanno con lo snatch balance? Con lo snatch balance ovviamente dipende dal carico. Si può lavorare gradualmente partendo appunto dal bilanciare scarico, andando a vedere, a salvaguardare innanzitutto la tecnica. Si fanno serie da 6 ripetizioni, 4 serie, poi andando a salire anche con il carico, finché appunto non ci accorgiamo, o chi ci segue non si accorge che stiamo perdendo la tecnica ovviamente. Ok, quindi sempre privilegiare la tecnica, la qualità e la quantità, che è un errore che si fa spesso e chi approccia spesso sia il crossfit che il weightlifting magari può fare all'inizio, no? Certo. Assolutamente. E non l'avrei fatto anche io, devo dire la verità. Bene, allora ragazzi, Manuel ci fornirà una scheda di allenamento di una settimana gratuita e la troverete sull'area riservata del sito lescime.net, per cui lo sapete, basta un'email e potete scaricare tutti i PDF. Però se volete una programmazione personalizzata, plasmata su voi, fatta da Manuel Magnironi, e io ve lo consiglio molto, Manuel fa coaching, fa programmazioni apposta per atleti, per cui contattatelo direttamente e sicuramente migliorerete parecchio, tantissimo, la vostra tecnica e la vostra performance. Bene, il video di oggi è terminato, contenuto davvero interessante, molto tecnico. Ringrazio Manuel Magnironi per aver partecipato al video, ormai è un amico ed è un grande campione, e vi faccio i complimenti a Manuel per il titolo italiano assoluto vinto da poco, per cui grazie Manuel. Grazie a te, e io vi aspetto qua alle scime per il prossimo contenuto. Ricordate di iscrivervi al canale, campanella di notifica per essere sempre aggiornati con noi. Rock and roll, ciao ragazzi.